Il Gelsam Gas Lemura Lucca, campione d'Italia, torna in campo nella prima gara ufficiale del nuovo anno. Domenica, palla 2 alle ore 18, il team di coach Loris Barbiero se la vedrà con la meccanica Nova Vigarano. 8 punti in classifica e che ha appena annunciato l'ingaggio del centro sloveno Tina Trebec in una trasferta molto insidiosa. L'obiettivo delle due squadre è sicuramente quello di rilanciarsi dopo aver chiuso il 2017 con una sconfitta. Lucca battuta nettamente da Napoli al Pala Tagliate. Lemura dovrà stare molto attenta perché all'andata le ragazze di coach Andreoli misero subito in difficoltà le strategie biancorosse che grazie ad un ultimo quarto tutto grinta, 22-7 parziale, riuscirono ad avere la meglio. Zempare, pivot da doppia doppia di medie, Samuelson, cecchino che viaggia con il 40% dai 6,75, sono senza dubbio le giocatrici da tenere d'occhio assieme all'ex Bagnare Reggiani, pericolose variabili capaci di prestazioni da doppia cifra. Ad analizzare il match del Pala Vigarano, coach Loris Barbiero, ci siamo preparati bene anche se la contusione rimediata da Dramme contro Napoli non ci ha permesso di lavorare al 100%. Vigarano, ha aggiunto il tecnico lucchese, una squadra molto buona con un'identità ben precisa. Senza l'infortunio dell'americana Armstrong avrebbero fatto soffrire tutti, ma nonostante questo stanno facendo un campionato molto positivo perché le giocatrici si stanno ripartendo le responsabilità. Dobbiamo affrontare la gara al massimo, continuare a crescere insieme e dare continuità al nostro gioco, ricordando comunque, e questo lo aggiungiamo noi, che Lemura, nonostante tutti i cambiamenti, è pur sempre al secondo posto in classifica.